una Mara sconfitta a punire gli arancioni, è stato un gol dopo 2 minuti, poi la Pescia si è creato molto, però è mancato proprio il gol alla fine. Eh sì, questa è l'analisi diversa, non riesco a trovare altre motivazioni nel pensare che la partita, insomma, era diversa di quello che stai dicendo tu. Mi piace aver preso il gol sopra i 2-3 minuti, però comunque ci sono 90 minuti a disposizione, quindi hai creato tantissimo, insomma. Pensavo di vincerla, ma addirittura la perdi, insomma. Sconfitta pesante non per la prestazione, non per quello, a livello psicologico adesso è brutta, questa è brutta, dobbiamo cercare di resettare adesso, insomma, indipendentemente che domenica andiamo a Carrara con la prima e tutte, corre lungo, la sappiamo, però ecco, speriamo che un giorno capiti anche noi, l'ho detto anche in passato, di fare mezzo tiro in porta e vincere le partite, ancora questo non è capitato, però purtroppo magari non la vinci, ma non puoi perderla, perché veramente siamo stati sempre lì, abbiamo creato molto, tanto, però il calcio è questo, se non fai gol vai via amareggiato, insomma. Quello che mi preoccupa adesso sarà proprio a livello proprio mentale dei ragazzi, a livello psicologico, perché questa è una mazzata abbastanza pesante. No, ma non ci voleva, ma a un certo punto pareggi, va bene, rimane tutto abbastanza, insomma, dai continuità ai risultati, anche le prestazioni, che ci può stare, lo sapevamo. Però non ci voleva, faccio fatica a trovare qualcosa, ecco, l'unica situazione è quella dove i primi 3, 4, 5 minuti, 6 minuti, dove loro hanno fatto il gol, siamo entrati, insomma, molli, tra virgolette, su quello, però questo fa parte del calcio, ma se sei avversario non puoi concedere neanche quello, perché faccio fatica a pensare che altre occasioni hanno avuto di concedere qualcosa, nulla, c'erano anche loro, e comunque si giocavano tanto come noi, ok, se crei e ci sta, una partita la puoi anche perdere, perché ci sono gli avversari che tentano di poterla portare a casa, invece così non è stato, però sicuramente bravi loro a difendersi subito, però difendersi 90 minuti in quella maniera sicuramente bravi, però noi abbiamo veramente avuto una mole di gioco veramente importante, però tra un motivo e l'altro, mille cross, mille situazioni, non si è riuscito a fare gol. Creiamo molto, la mole di gioco è importante, però alla fine dobbiamo buttarla dentro, questo è il calcio. Fosse stato veramente notevole il fatto che non creavi o andavi in difficoltà o gli altri ripartivano e così, ti dicevo sì, è vero, però la partita di oggi dice che noi abbiamo preso gol, ancora siamo resettati ancora i primi 5-10 minuti dopo il gol, poi abbiamo cominciato a macinare anche quando loro erano in 11, non solo in 10, sì, sì. E quindi la volontà c'era, e quindi sotto quell'aspetto la reputo positiva, la voglia di ricominciare a pareggiare, quantomeno a prendere il risultato. Così non è stato, per un non nulla, però c'è poco da fare, è inutile. Adesso i ragazzi sono abbastanza giù, perché riuscire a non portare a casa un risultato positivo oggi, devo essere bravo la settimana a lavorare su tutto, perché domenica si aspetta la partita, poi martedì una dietro l'altra, però ci penseremo già da martedì. Sì, sicuramente meritavamo molto di più, è stata una partita che ci aspettavamo non facile, però credo che in campo noi ci siamo stati alla grande, abbiamo creato più di 15 palle da gol. Se poi non sblocchi subito la gara, anzi prendi subito gol e poi non sei bravo a pareggiarla, è difficile. Loro si sono chiusi bene, e noi purtroppo non abbiamo trovato neanche un punto che sicuramente meritavamo. Se ne esce lavorando tutti insieme, il campionato è lungo, le partite si possono perdere purtroppo anche meritatamente, e dobbiamo essere bravi noi a reagire domenica prossima. Abbiamo voluto con le unghie, perché hanno difeso veramente alla morte, molti palloni sono passati vicino alla nostra porta e non sono riusciti a buttarla dentro i giocatori della Pistoiese, però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché finalmente ho visto una squadra con più carattere, con più grinta, con più agonismo. Non è che le altre partite non ce l'abbiamo messa, magari qualche partita non meritavamo di perderla, come magari questa non meritavamo di vincerla, perché dopo siamo rimasti in 10 e ci siamo abbassati tanto, ma era una cosa naturale. Soprattutto nel secondo tempo. Sì, sì, no, abbiamo fatto, secondo me, una bella mezz'ora. Abbiamo fatto gol e abbiamo giocato. E poi ci siamo un po' abbassati verso la fine del primo tempo, e il secondo tempo siamo sempre stati molto bassi, e dobbiamo migliorare questa cosa qua, perché non possiamo stare così indietro.
Intanto mi porto la vittoria, cominciamo un po' alla volta. Adesso abbiamo fatto, sono dei ragazzi che stanno cominciando ora ad essere integri dopo parecchio tempo che erano fermi quasi tutti loro, quindi stiamo continuando questo percorso. Lo sapevamo che potevamo avere delle difficoltà anche grosse, però sono contento perché abbiamo cercato di fare quadrato e nonostante le sconfitte, lasciando parlare molti, però adesso ho detto ai ragazzi che bisogna cominciare a fare i fatti e per fortuna hanno cominciato a arrivare i punti. Sì, abbiamo sofferto soprattutto per l'espulsione, però penso che comunque la vittoria sia arrivata perché il lavoro ci ha pagato finalmente dopo 5 sconfitte e niente, penso che siano 3 buoni punti per rialzarsi e che ci meritavamo sinceramente, anche se la Pistoiese ha fatto una gran partita e forse meritava qualcosa di più. Vi aspettavate questo tipo di gara? Sì, ci aspettavamo questa accoglienza, però penso abbiamo stretto i denti nella difficoltà e siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo.